Ciao Ninni, Ciao. benvenuto. Sono davvero contenta di rivederti qui e grazie per aver accettato il nostro invito a raccontarci anche tu cosa è successo in questo anno e cosa pensi che succederà, visto che stiamo parlando di progettare il futuro per il mestiere dell'attore. No, intanto grazie della presentazione esagerata, quindi sei stata molto, molto gentile. Io stavo ascoltando, mi ero messo in ascolto un'oretta fa e ho sentito tutti quanti gli interventi che chiaramente mi hanno distratto da quello che volevo dire e mi influenzano totalmente. Vorrei fare prima una riflessione. È chiaro, come hai detto tu prima, a proposito dei viaggi e dei commenti che avrei letto di chi ci sta ascoltando, è chiaro che stiamo parlando di due cose di una natura completamente diversa, nel senso che il viaggio virtuale è ovviamente, come dicevi giustamente tu, una preparazione a un futuro in cui speriamo, mentre un viaggio è diciamo, un progetto di natura umana importante, cioè uno spostamento nello spazio. Lo spostamento nello spazio, come tutti sanno, condiziona l'individuo in modo determinante, come racconta, diciamo, se posso usare questo riferimento colto, il simbolismo della croce, no? Tra l'orizzontalità e la verticalità. Se tu cambi l'orizzontalità, ovviamente l'influenza sulla verticalità è enorme, quindi un uomo che si sposta dall'Italia alla Germania non è come uno che fa un viaggio virtuale, cioè i cambiamenti, addirittura diciamo nella letteratura di frontespizio anche dell'astrologia, si dice che quando si cambia continente addirittura cambiano le condizioni astrali delle persone, il che non è, diciamo, pura fantasia o magia, ma è una situazione, diciamo, è un'idea filosofica molto molto antica, no? Per il teatro succede esattamente la stessa cosa, nel senso che parlo di teatro perché ovviamente al cinema e televisione che sono più o meno attivi in questo momento, poi su quello va fatto un altro genere di discorso. Sul teatro c'è una condizione che è ancora più determinante di quella del viaggio, forse non più, ma allo stesso modo, che è proprio la natura del teatro, perché la natura del teatro è rituale. Tutti sanno che il rito, non parlo di credenze, parlo di tradizioni, che il rito è una condivisione dell'officiante con i presenti che mira alla stimolazione dello spirito. Ripeto, queste parole dette così possono ricordare diciamo, la letteratura religiosa, mentre invece sono proprio una condizione umana che non ha niente a che vedere con la religione. O meglio, ha a che vedere ovviamente, ma la religione è secondaria in questo senso, tanto più che il rito teatrale non è un rito religioso. Il problema è che è infattibile al di fuori del teatro, al di fuori addirittura dello spazio vuoto del teatro, che è esattamente come quello del tempio, in cui, diceva il grande Meister Eckhart, si vede la somiglianza con Dio, cioè il vuoto, il non essere. In quella condizione il teatro racconta delle storie, quindi, diciamo, mette in moto il più grande veicolo di comunicazione che batte qualsiasi virtualità e qualsiasi rete, che è la tradizione. Quindi il passaggio da persona in persona della cultura, del pensiero, della riflessione, anche di un pensiero diverso, se vuoi, che è quello molto limitato del nostro lavoro. Questo chiaramente ci fa, da un lato, diciamo, dichiarare un'attesa. Noi siamo abituati a questo, noi siamo freelance per eccellenza e siamo abituati ad aspettare.
Quindi aspetteremo che si possa ritornare in teatro, perché secondo me non ci sono soluzioni diverse, ci sono dei palliativi che però in questo momento possono anche essere socialmente pericolosi, perché i teatri che stanno facendo attività in streaming in realtà rispondono a una logica puramente terziaria, che è quella che consente ai teatri pubblici di spendere soldi in modo, diciamo così, incontrollato, perché realizzare degli spettacoli in streaming, oltre a essere, diciamo, un'offesa alla natura stessa del teatro, è un mettersi su un mercato in cui la concorrenza ti distrugge, perché nessun tipo di spettacolo teatrale ripreso può avere lo stesso appeal che può avere il peggior film che sia stato fatto, diciamo, con un sistema diverso di montaggio, appunto di comunicazione più adatta, alla, o meglio, non più adatta, effettivamente virtuale. Quello che noi facciamo in teatro è esattamente la rappresentazione di un'altra virtualità, che è la virtualità dell'uomo, cioè proprio la rappresentazione, quello che dicono gli indù quando dicono che la vita dura 9 mesi e tutto il resto è rappresentazione, quando noi siamo persone rappresentiamo. Ma è una condizione completamente diversa, diciamo, è quella che in qualche modo colei che crea la virtualità. In tutto questo, secondo me, c'è anche da fare attenzione a un ragionamento più generale su quello che sta accadendo. Io sentivo negli interventi, tra l'altro molto competenti, molto diversi da me, perché io di queste cose non sono assolutamente un conoscitore, ho combattuto per riuscire a collegarmi stamattina con varie telefonate a Silvia, eccetera. Però io ho un timore che viene dalla storia del nostro settore, una storia che ha già avviato un cambiamento radicale nella fruizione dello spettacolo, perché diciamo, la pandemia ha semplicemente velocizzato l'assorbimento del mercato cinematografico dentro quello televisivo, che già era una cosa che già esisteva da almeno 20 anni sul piano economico, perché nessun film, come nessuna squadra di calcio, può esistere senza i diritti televisivi, proprio economicamente. Questo già era un segnale molto importante. Adesso la chiusura dei cinema, perché purtroppo noi adesso non possiamo vedere cosa succederà, ma a mio parere chiuderanno una quantità enorme di sale, e forse anche le multisale che si erano fondate su un sistema di mercato ulteriormente diverso dalle sale precedenti. Bisogna fare molta attenzione a questa cosa, perché non è una cosa totalmente pericolosa, però bisogna cambiare i mercati. E io credo che in modo naturale le sale cinematografiche si trasformeranno in musei cinematografici. E se verrà fatto questo, sarà una grande operazione culturale, molto, molto giusta, perché il cinema ormai ha una storia molto lunga, ha un mercato enorme, un indotto spaventoso, e quindi c'è la necessità di conoscerlo anche storicamente. Per cui le sale cinematografiche possono fare quello che una volta facevano i cineclub, cioè di far vedere il cinema di un tempo, di fare le grandi retrospettive, di fare i festival, eccetera, mentre la fruizione puramente cinematografica si sposterà direttamente sulla televisione. Prova ne è che anche il mezzo cinematografico è cambiato. Una volta vedere un film in televisione significava vedere una pellicola che veniva passata diciamo, prima sul nastro, poi sull'elettronica, e quindi subiva uno sgranamento, un cambiamento di dimensione, di mascherino, eccetera. E tutti quanti quelli che amavano il cinema, ovviamente, dicevano che non si poteva vedere un film in televisione perché era proprio tecnicamente scorretto. Oggi si gira la televisione con le stesse macchine da presa elettroniche con cui si gira il cinema, e viceversa. Quindi, a parte che i televisori sono addirittura
diciamo, hanno delle forme che ricordano ormai gli schermi cinematografici, i formati sono quelli del cinema, è tutto completamente integrato. Per quanto riguarda il teatro, invece, l'attesa secondo me sarà più lunga perché appunto non c'è questa possibilità di... scusa, ho dimenticato una cosa. Sul cinema, questo è un discorso, diciamo, squisitamente artistico, poi. Sul cinema bisognerà ragionare ulteriormente perché comunque una pandemia che è una reazione o comunque un'azione della natura, è giocoforza un cambiamento definitivo che ricorda il meteorite che ha ucciso i dinosauri o tutte le guerre che ci sono state, che cambia il linguaggio, lo cambia totalmente. Infatti, secondo me, anche la rete subirà un danno poi da questo. Però questo discorso è ancora più filosofico e complesso, cioè rispetto alla velocità con cui la rete ci illude di essere ovunque. Prima quel bel intermezzo sul turismo, a un certo punto ho sentito la relatrice che diceva e adesso tac, il mondo mi ascolta. No, purtroppo non è il mondo che ci ascolta, sempre un numero sempre più limitato di persone. Più aumentano i social, meno ascolto noi abbiamo. Quindi, per questo bisognerà cambiare ulteriormente il linguaggio, che ormai si è talmente capillarizzato e polverizzato che è una forma di grandissima confusione. Ieri vedevo una bella serie americana che si chiama Your Honor, dove a un certo punto gli americani, che sono sempre molto veloci in queste cose, arriva la pandemia e si cominciano a vedere le mascherine. Ho riflettuto moltissimo su questa cosa perché questa cosa succede alla settima puntata della serie e mi sono messo nella mente degli sceneggiatori americani che sono sempre molto puntuali in questo genere di percorsi, che hanno avuto l'esigenza di far vedere che stava cambiando tutto completamente. Pensate che la vicenda entra dentro il racconto in un modo straordinario perché il racconto in quel momento avviene in un processo e il giudice deve dire che non ci può essere il pubblico nel processo. È bellissimo come lo spiega e come tutto il personaggio è preparato per poter far dire a quel personaggio che la mancanza del pubblico in un processo, come nel teatro, è un problema enorme per il processo, che è un'altra ritualità laica, no? Quindi, quali saranno le nuove storie? Per ora si continua a girare. Adesso comincia, quando noi vediamo, questo credo che capita a tutti gli spettatori, a noi che facciamo questo mestiere ancora di più, quando noi vediamo un film dove due si abbracciano, abbiamo subito come, no, diciamo, Con le scene di come fanno folla. ad abbracciarsi? Allora, questo adesso magari no, ma tra 6 mesi, tra un anno, questo diventerà un cambiamento definitivo perché inciderà su tutti i racconti, non perché c'è la pandemia, ma anche se la pandemia non ci sarà più, come tutti quanti ci auguriamo, perché tutto è cambiato completamente e tutto sarà cambiato ulteriormente, sarà condizionato da questo. È chiaro che l'arte in questo è meravigliosa perché l'arte si adatta immediatamente a tutto e soprattutto i grandi narratori usano le difficoltà per alimentare le storie, perché la difficoltà è un conflitto, siccome si dice nelle regole di sceneggiatura, la prima regola di sceneggiatura è I need a conflict, e i conflitti di solito sono ovviamente tra i personaggi, però un cambiamento di questo tipo è addirittura un conflitto che va completamente contro la storia, quindi la alimenta in un modo straordinario. Però bisognerà fare questo ragionamento e bisognerà farlo in modo serio, perché sennò crolleranno, diciamo, crollerà la qualità e la qualità anche dell'ascolto. Tutte le storie in cui diciamo, non ci sarà questo cambiamento potranno essere solo storie del passato, che hanno poi
la loro funzione, che è una funzione diversa come quella appunto No, della però politica. dobbiamo iniziare a raccontare anche questo presente, ma mi piace anche l'idea di una nuova dimensione del rito e di un ripensamento degli spazi in cui questo rito avviene. Penso ad esempio alle volte in cui sono stata, in cui ho visto spezzoni di film al Museo del Cinema di Torino, che è un'esperienza estremamente Chiaro, immersiva. è chiaro. È chiaro perché ma questo, diciamo, questo è un discorso che è un limite italiano anche, no? Perché i centri culturali, diciamo, l'idea del mercato della cultura è una cosa sana, che in Italia purtroppo non c'è. E guarda, l'altra volta leggevo un articolo di un bravo giornalista che si chiama Tommaso Chimenti, un giornalista di teatro, che ha l'abitudine bellissima di raccontare sempre, prima di scrivere la recensione sullo spettacolo, dove il luogo in cui lo spettacolo si è svolto, il paese, la città, quello che succede intorno, un festival, eccetera. Perché appunto c'è quest'influenza, l'influenza dello spazio. Florensky diceva che l'opera d'arte, non esiste nessuna cosa nell'opera d'arte che sia più importante dello spazio dell'opera e dello spazio in cui l'opera si trova. Quindi il fatto che tu abbia visto quel film al Museo del Cinema in quella condizione ti restituisce un'atmosfera. Io però faccio uno spettacolo con Michele Sinisi, stiamo provando come i turisti, come chi si occupa di turismo che sta cominciando a pensare i progetti, no, che ci saranno dopo. Noi stiamo provando vari spettacoli e in questo a un certo punto si dice nel silenzio di una sala o nel silenzio di un museo oppure nel buio di una sala. La gente pensa diversamente, non tanto per quello che l'opera dice o racconta, ma perché gli viene consentito di spostarsi in uno spazio, in un tempo diverso da quello quotidiano della vita. Questo non è solo l'opera, come dice che io stavo recitando prima, non è solo l'opera che crea questa differenza essenziale che nutre l'uomo di cultura, di cui ha sempre più bisogno e che viene sempre più frantumata da questa ipercomunicazione. Quello che in questo momento manca e quello che io spero ritornerà, perché il teatro poi, come diceva Fassbinder, è in fin di vita, ma lo è sempre stato, poi il teatro si riprende sempre, è il vero cambiamento, che è quello, come diceva Dalì, che è quello di tornare indietro, cioè quello di riprendersi le condizioni che ci alimentano veramente, che poi noi possiamo usare per la resilienza, per le difficoltà e per tutto quanto. Queste condizioni sono sempre legate al pensiero e all'idea della condizione umana. Nini, io ti sarei ad ascoltare per ore, penso anche gli altri, però Abbiamo finito. abbiamo ancora un No, io programma molto finto non ho un e orologio siamo vicino, arrivati al quindi. magico momento che ti chiedo di annunciare perché solo tu puoi farlo degnamente. Vai. Di Che cosa? Non ho capito, scusami. annunciare ciò che arriva adesso, il momento di pausa. Non lo so che cosa arriva, dimmelo tu. Non mi perdere la battuta. Siamo arrivati alla fine del tuo intervento e quindi adesso direi che facciamo la pausa. Devo annunciarlo io il coffee break. Ah no, perdonami, sono Geloso! mortificato. Ti ho No, chiamato sono per mortificato. Se, questo. vedi, gli attori devono studiare sempre, non possono andare in scena così senza essere preparati. Cioè, io questa cosa l'avevamo programmata, ovviamente io me la sono dimenticata e quindi non posso altro che dirvi che è coffee break, signore.